Una minaccia extraterrestre. Un'organizzazione segreta. Un governo dentro al governo. Gli Stati Uniti hanno avuto contatti con gli alieni? Gli esperti credono di sì. E un'organizzazione segreta ha il controllo della situazione. Opera nell'ombra, tenendo perfino la massima carica dello Stato all'oscuro delle proprie azioni. I membri pretendono la segretezza assoluta e si dice che gestiscano tutte le informazioni sugli UFO. Ma è possibile che questa potente organizzazione rappresenti una minaccia ancora maggiore per il futuro dell'umanità? In questo episodio sveleremo l'organizzazione più segreta che il mondo abbia mai conosciuto. Preparatevi a scoprire la storia dei Majestic 12. Alieni. Nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Solway Firth, Regno Unito, 13 maggio 1964. Durante una gita di famiglia, Jim Templeton scatta 3 foto ricordo alla figlia. A casa, l'uomo sviluppa le fotografie. La prima non mostra niente di anomalo. Ma nella seconda foto è visibile una strana figura sullo sfondo con indosso quello che sembra essere un elmetto bianco e una tuta spaziale. Poco dopo, Jim Templeton riceve una visita intimidatoria da 2 uomini vestiti in completo nero. I 2 uomini l'hanno riportato sul posto per cercare di convincerlo a concordare con la loro versione dei fatti. Ma Jim Templeton non è stato al gioco. Gli uomini si sono arrabbiati e l'hanno abbandonato lì. Alcuni hanno fatto un collegamento tra questi 2 uomini e i cosiddetti Men in Black. Sono molte le descrizioni di uomini minacciosi simili a questi, ma nessuno sa chi siano o a quale organizzazione appartengano. È possibile che i Men in Black facciano parte dei famigerati Majestic 12? La risposta può celarsi nei risvolti dei 2 incidenti legati agli UFO più noti della storia americana. Dossier segreto. La battaglia di Los Angeles. 24 febbraio 1942. La Marina degli Stati Uniti è in stato d'allerta per la possibilità di attività militari giapponesi sulla costa del Pacifico. Poco dopo le 3 del mattino, le sirene iniziano a suonare. È stato rilevato un oggetto volante non identificato che procede con regolarità attraverso il cielo di Santa Monica verso la costa. Le batterie di artiglieria aprono il fuoco. Nonostante sparino tra i 1200 e i 1400 colpi, non riescono ad abbattere la navicella. Nel rapporto ufficiale, il segretario della Marina, Frank Knox, lo definisce un falso allarme, ma le fotografie dell'oggetto volante appaiono sui giornali. L'opinione pubblica pretende una spiegazione e la riceve. La Marina sostiene che si sia trattato di un pallone sonda. Ma a Washington le informazioni sono molto diverse. Il segretario di Stato George Marshall incontra il presidente Roosevelt. La navicella era in realtà un UFO e non era sola. Una seconda navicella è stata abbattuta e recuperata sulla costa della California ed è con ogni probabilità di origine interplanetaria. Marshall propone di formare un'unità speciale di intelligence per studiare il fenomeno. L'Interplanetary Phenomenon Unit, o IPU, nasce quasi immediatamente. Ma l'incidente ha rivelato che gli Stati Uniti sono potenzialmente vulnerabili a un attacco alieno. I resti della seconda navicella possono rafforzare le capacità difensive del paese? È un'idea radicale. La comprensione della tecnologia aliena potrebbe aiutare a sconfiggere gli extraterrestri in una guerra futura, ma darebbe anche al governo americano un vantaggio ineguagliabile sul mondo intero, assicurandone lo stato di superpotenza dominante. Si esamina la tecnologia aliena recuperata, ma il lavoro procede a rilento. Fino a uno dei più famosi incidenti legati agli UFO nella storia americana.
Dossier segreto. L'incidente di Roswell. Roswell, New Mexico, 1947. Lipu recupera i resti di una navicella aliena e i corpi di tre extraterrestri e di un sopravvissuto. Il governo tenta di occultare l'accaduto. La prima versione diceva che l'Air Force aveva catturato un disco volante. In realtà a quel tempo era la Army Air Corps. Poi il giorno seguente hanno ritrattato dicendo che non si trattava d'altro che di un pallone sonda. Ma circa 20 persone che hanno assistito al fatto hanno confessato in punto di morte che quello non era un pallone sonda, ma che avevano visto degli alieni. L'Interplanetary Phenomenon Unit chiude il sito, raccoglie prove e prende in custodia l'extraterrestre sopravvissuto. Ma molti membri ritengono che ci siano prove evidenti del fatto che gli alieni stanno comparendo in maniera più frequente e in numero sempre maggiore. È il momento di agire. Il 24 settembre 1947, il presidente Truman firma un ordine esecutivo che istituisce l'organizzazione più segreta nella storia americana, i Majestic 12. Ma chi sono i membri di questo gruppo? C'era la sensazione che qualunque cosa fossero gli UFO, strani, spaventosi, inquietanti, bizzarri, fantascientifici, in qualche modo certe persone sapessero esattamente che cos'erano. Le persone del governo degli Stati Uniti. Visti i risvolti pubblici della cattiva gestione dell'incidente di Roswell, a molti membri dell'Air Force pare inevitabile formare un team speciale selezionato con cura che controlli 7 giorni su 7 i sempre più frequenti fenomeni UFO. Il presunto supervisore delle operazioni dei Majestic 12 è James Forrestal, segretario della difesa degli Stati Uniti. Forrestal è l'uomo dietro le quinte, ma chi è così degno di fiducia da poter organizzare le operazioni del gruppo? Forrestal individua la persona giusta. Vannevar Bush è il primo consulente scientifico del presidente e una figura chiave dietro il progetto Manhattan, nome in codice per il lancio della prima bomba atomica. La priorità dei Majestic 12 è limitare la conoscenza e l'accesso dell'opinione pubblica agli UFO. Alla base dell'Air Force di Wright-Patterson viene messa in atto la prima operazione ufficiale dei Majestic 12, il cui nome in codice è Progetto Sign. Dossier segreto. Il Progetto Sign. Il Progetto Sign prevede che una squadra di agenti segreti gestisca l'ondata di nuovi avvistamenti alieni e non faccia trapelare nessuna informazione sui fenomeni UFO negli Stati Uniti. 24 giugno 1947. Il pilota Kenneth Arnold individua una serie di dischi volanti che, disposti in strana formazione, viaggiano ad altissima velocità nei pressi del Monte Rainier a Washington. La notizia compare sui giornali americani e canadesi. In questa occasione verrà utilizzato per la prima volta il termine disco volante. La pubblicazione della storia di Kenneth Arnold lancia l'allarme tra i membri dei Majestic 12. Come ha fatto questa piccola quantità di informazioni a diventare di dominio pubblico? Nonostante la stampa sia tenuta all'oscuro, una cosa è chiara: il problema sta diventando più serio. Nonostante la tecnologia nucleare degli Stati Uniti sia ancora agli albori, gli ufologi temono che questa nuova frontiera energetica, seppur sperimentale, sia la causa del problema. Alcuni esperti ritengono che i test atomici e le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki abbiano attirato l'attenzione di altre forme di vita. Molti esponenti della comunità scientifica sostengono che se gli extraterrestri esistono, potrebbero servirsi di una fonte di energia altrettanto potente per alimentare le loro navicelle spaziali. Uno degli uomini responsabili dei test atomici del progetto Manhattan è Vannevar Bush, che ora si trova a capo dei Majestic 12. Bush richiede tutte le informazioni del progetto Sign. Da questo momento in poi, la posizione ufficiale del governo statunitense è che gli extraterrestri non esistono. Ma le informazioni trapelano comunque e il tentativo di occultamento divide i Majestic 12 in due fazioni distinte. Quelli che pensano che l'opinione pubblica debba essere informata sull'esistenza degli UFO e quelli che si oppongono alla divulgazione delle prove di una forma di vita aliena. Tra poco, la consapevolezza dell'esistenza degli alieni sulla Terra può aver portato a uno degli eventi più devastanti della storia americana.
1949. I Majestic 12 sono a un bivio. Alcuni membri pretendono la divulgazione delle informazioni e l'uomo che supervisiona l'organizzazione, James Forrestal, pensa che sia arrivato il momento di informare i cittadini dell'esistenza degli UFO. Ma alcuni agenti segreti sono disposti a tutto per impedire questa rivelazione. Fin dove si spingerebbero gli oppositori di Forrestal per tenere nascosta la verità? Dossier segreto. La morte di James Forrestal. Washington, 9 marzo 1949. Il presidente Truman chiede a James Forrestal di dimettersi da segretario della difesa. Il ritiro forzato di Forrestal è dovuto alla sua decisione di rendere nota l'esistenza di forme di vita aliene? Quando la sua salute peggiora a causa dello stress, viene ricoverato all'ospedale di Bethesda. Il 22 maggio 1949, James Forrestal perde la vita in seguito a una caduta dal 16° piano dell'ospedale. La causa ufficiale della morte, suicidio, dovuto a depressione ed esaurimento nervoso. Ma a mano che affiorano le nuove prove, nascono dei sospetti circa la morte di Forrestal. Nel suo letto d'ospedale vengono trovati pezzi di vetro che suggeriscono una colluttazione. Alcuni insinuano che il biglietto d'addio lasciato da Forrestal non sia stato scritto da lui. L'inchiesta dell'esercito sull'accaduto è top secret. Non è accessibile. Washington, 20 gennaio 1953. Eisenhower succede Harry Truman alla presidenza degli Stati Uniti. Eisenhower ha un brillante passato militare ed è il primo presidente a venire a conoscenza dell'esistenza aliena prima di entrare in carica. Nel 1952 Eisenhower è a bordo della portaerei Roosevelt per una esercitazione della NATO. All'1:30 del mattino una sfera di luce appare vicino alla portaerei, stazionando a 30 metri sopra la superficie dell'acqua. Eisenhower e molti altri fissano l'UFO per oltre 20 minuti prima che sparisca nel cielo notturno. Appena entra in carica, Eisenhower inizia ad approfondire le voci sui misteriosi fenomeni. Viene a conoscenza dei Majestic 12 e pretende di avere accesso totale alle informazioni sulla minaccia aliena. Ma i Majestic 12 rifiutano di permettere a chiunque, compreso il presidente, di venire a conoscenza del loro operato. Il presidente risponde mandando un team che lo sostituisca nell'organizzazione. Un testimone anonimo di questi eventi ha partecipato recentemente all'udienza civile tenutasi a Washington sui fenomeni UFO e il governo. Eisenhower voleva scoprire qualcosa riguardo agli alieni. Voleva che i Majestic 12 lo informassero su tutto, ma loro non gli hanno mai mandato nessun rapporto. Allora il presidente ha detto: voglio che andiate da loro e che gli portiate un mio messaggio. Poi ha detto: voglio che ordiniate a chiunque sia al comando, voglio che gli ordiniate di venire qui a Washington per fare rapporto. Se non ubbidiranno, ordinerò all'esercito di andare laggiù e prendere il controllo della base. Non mi importa che tipo di materiale top secret abbiano. Distruggeremo tutto quanto. I Majestic 12 cedono alle pressioni e permettono al team di accedere alle loro informazioni più riservate. Avevano dischi volanti diversi. C'era anche la prima, la navicella spaziale di Roswell. Ma la sorpresa maggiore si trova nel seminterrato della base. Poi il colonnello ha detto che nel seminterrato stavano interrogando un alieno grigio. Una volta tornato a Washington, il team viene ricevuto dal presidente. Eisenhower ci ha chiesto cosa stava succedendo. Gli abbiamo raccontato dell'alieno e lui è rimasto sconvolto per la prima volta e è apparso preoccupato. Il presidente manda un messaggio ai Majestic 12, ma anche il nostro testimone ne riceve uno. Due uomini in completi neri sono scesi da una Lincoln dello stesso colore e sono venuti a parlare con me.
mi hanno detto che era meglio che non avessi pubblicato o detto niente riguardo a ciò che sapevo. Se i Majestic 12 sono così potenti da nascondere informazioni allo stesso governo che li controlla, quali altri segreti custodiscono? Nonostante non sia a conoscenza dei dettagli dei contatti extraterrestri, il successore di Eisenhower, John Kennedy, coltiva il progetto ambizioso di espandersi nello spazio. Due anni dopo essere entrato in carica nel 1961, Kennedy apre le negoziazioni con il presidente russo Nikita Khrushchev. I due leader si accordano perché la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa cooperino in una missione congiunta sulla Luna e condividano qualunque informazione in loro possesso sugli UFO. Ma i Majestic 12 si rifiutano ancora di rendere nota qualsiasi attività extraterrestre. Consapevole delle loro resistenze, il 12 novembre 1963 il presidente Kennedy emette un presunto ordine finale nei confronti dei Majestic 12. Pretende che rendano note tutte le informazioni sugli extraterrestri. Ma 10 giorni dopo la firma dell'accordo con i russi, John Kennedy muore. I Majestic 12 hanno partecipato all'assassinio di Kennedy per impedirgli di avere accesso alle informazioni sugli alieni? Il mondo potrebbe non saperlo mai. I Majestic 12 sono ancora operativi? Se così fosse, una forza ancora più oscura potrebbe forse controllare le loro azioni. Alcuni esperti credono che gli alieni possano già essersi infiltrati nei Majestic 12 per impedire la divulgazione delle informazioni. Ma a che scopo? Io credo che se esistesse un piano abietto di prendere il controllo del mondo, avverrebbe dall'interno. Se la risorsa a cui sono interessati fosse la vita sulla Terra, non vorrebbero sopprimere quella vita, ma vorrebbero, incatenarla, controllarla, addomesticarla, farci quello che vogliono. Chi controlla davvero la nazione più potente del mondo? Capi di Stato eletti democraticamente o un'organizzazione oscura e segreta all'interno del governo? Se gli Stati Uniti e possibilmente il mondo sono sotto il controllo alieno, quali provvedimenti si possono prendere? Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Molti avvistamenti UFO sono eventi isolati che lasciano i testimoni nella difficoltà di dimostrare la loro versione. Ma cosa succede quando lo stesso oggetto viene visto da diverse persone nello stesso momento? Nel 1965, in centinaia assistono meravigliati allo schianto di una palla di fuoco nella campagna della Pennsylvania. Ma mentre i testimoni faticano a capire di cosa si tratti, il governo degli Stati Uniti organizza uno degli insabbiamenti più elaborati nella storia degli avvistamenti UFO. È un meteorite spettacolare? Un esperimento non riuscito della corsa allo spazio? O è un oggetto che non proviene da questo mondo? In questo episodio sveleremo i segreti nascosti dell'incidente di Kecksburg. Alieni, nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Orbita terrestre, novembre 2007. Un satellite di ricerca atmosferica della NASA, lo UARS, entra in collisione con un oggetto di origine sconosciuta. È un meteorite? Un altro satellite fuori rotta? O è un UFO? Mark Metney, del programma di detriti orbitali della NASA, dice: è molto difficile determinare che cosa abbia colpito lo UARS. Nonostante il corpo principale del satellite sia intatto, alcune componenti volano in tutte le direzioni. Ci vogliono altri 3 anni prima che il satellite rientri nell'atmosfera. La NASA ha il dovere di controllare il rientro del dispositivo. Media e opinione pubblica vengono informati e la traiettoria del satellite è tenuta sotto controllo.
Quando i resti dello UARS entrano nell'atmosfera, si osserva il satellite dirigersi verso la Terra sotto forma di una gigantesca palla di fuoco. L'atterraggio avviene nel Pacifico. La collisione del satellite UARS è stata un incidente? O è stata causata da una sinistra forza aliena? La NASA monitora abitualmente episodi come questo. Ma anni prima, un altro oggetto è atterrato sulla superficie del nostro pianeta in circostanze molto diverse. November 1965, 16:45. Il comando radar dell'Air Force riceve diverse segnalazioni di una palla di fuoco che sta attraversando il cielo del Michigan diretta a est. Precipita a velocità incredibile. I testimoni scattano fotografie dell'oggetto e della scia di fumo che si lascia alle spalle. L'erba si incendia man mano che i detriti raggiungono terra. Si pensa a un meteorite. Ma questo presunto meteorite non attira solo l'attenzione della comunità scientifica. Anche la NASA, il Dipartimento Speciale sugli UFO dell'Air Force e il Pentagono sono interessati. La palla di fuoco si schianta vicino a una piccola città nella campagna della Pennsylvania, dando vita a una delle maggiori dispute sugli UFO nella storia americana. Dossier segreto. L'incidente di Kecksburg. Un presunto meteorite si schianta nei boschi vicino a Kecksburg, Pennsylvania, ma il suo comportamento è del tutto atipico. Un testimone racconta. Ha mantenuto una certa quota e poi all'improvviso ha iniziato a scendere in picchiata, passando da 150 a 200 metri di altezza a 100. L'esercito americano, insieme alla polizia di Stato, chiude l'area e allontana i curiosi, minacciandoli con le armi. La folla lì raccolta ha notato che quasi istantaneamente un gruppo, un'unità di soldati americani, senza nessuna insegna, arrivati sul pianale di un camion, ha recuperato l'oggetto e l'ha portato via. I testimoni sono stati avvertiti. Tenete la bocca chiusa, non parlatene con nessuno. Che cosa ha recuperato l'esercito americano dal luogo dello schianto di Kecksburg? E perché ha minacciato i testimoni? Secondo la versione di molti, ciò che l'esercito ha trasportato fuori dai boschi di Kecksburg quella notte non era un meteorite. Gli abitanti raccontano di aver visto un grande oggetto a forma di campana nascosto sotto un telone. Un testimone lo descrive come un oggetto di metallo grosso e massiccio, abbastanza grande da contenere un uomo. I media riportano che non è stato trovato niente sul luogo dell'impatto e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nega ogni coinvolgimento. Ma non c'è modo di mettere fine alle speculazioni dell'opinione pubblica, soprattutto negli anni 60, quando tutti sono contagiati dalla frenesia della corsa allo spazio. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. In quegli anni, Stati Uniti e Unione Sovietica gareggiano per essere la prima nazione a spedire un uomo sulla Luna. Ma la NASA non rilascia nessuna spiegazione ufficiale per l'incidente di Kecksburg. La NASA conserva gelosamente i suoi segreti sugli UFO. Quando ho intervistato di persona alcuni astronauti riguardo agli UFO, hanno detto apertamente che non solo non erano autorizzati a parlarne, ma erano addirittura obbligati a non rivelare mai al pubblico gli avvistamenti di cui erano a conoscenza. La spiegazione ufficiale del governo americano è che Kecksburg è stato il luogo dell'impatto di un meteorite. Ma come può un meteorite cambiare direzione, come raccontano i testimoni? E che cosa ha sequestrato l'esercito da Kecksburg? 1965. Una palla di fuoco si schianta sulla terra vicino alla piccola cittadina di Kecksburg, Pennsylvania. Le autorità sostengono che l'oggetto è un meteorite, ma i racconti dei testimoni rivelano la possibilità che si tratti di un UFO. Che cos'è caduto a Kecksburg? Alcuni esperti credono che la risposta si trovi in una riunione voluta dall'uomo più importante d'America a quel tempo. Il presidente Lyndon Johnson interrompe la vacanza nel suo ranch privato in Texas per incontrare esponenti di spicco dell'amministrazione americana. La riunione riguarda ufficialmente i problemi economici della guerra del Vietnam,
ma la presenza di personaggi così importanti suggerisce che l'argomento principale sia stato diverso. Oltre allo Stato Maggiore congiunto, ci sono il direttore della NASA e il governatore della Pennsylvania. Il tema della discussione di quel giorno rimane ignoto. Ma il presidente ritorna immediatamente a Washington, dove indice una riunione urgente con il direttore del Dipartimento dei Piani di Emergenza del Pentagono. Il recente aumento di avvistamenti UFO può indicare l'arrivo di qualcosa ancora più grande e minaccioso? È un pensiero inquietante. Dall'incidente di Roswell nel 1947, meno di 20 anni prima, gli avvistamenti UFO sono aumentati in maniera esponenziale. Molti membri del governo americano ritengono che se non si tengono i fenomeni UFO nella più totale oscurità, potrebbe velocemente diffondersi il panico in tutto il paese. Penso che sia abbastanza chiaro perché l'esercito e il governo degli Stati Uniti abbiano tenuto segreto un possibile conflitto o connessione tra loro e gli extraterrestri. Il motivo è semplice: la paura. Se avessero detto ai cittadini che noi, l'America, la potenza militare più forte del mondo, non eravamo più i numeri uno, avrebbero scatenato il panico. Kecksburg è stato il luogo dell'atterraggio di un UFO? Il presidente Johnson temeva un contatto alieno? Poco dopo l'incidente di Kecksburg, un giornalista radiofonico del posto prepara un articolo approfondito sul fatto, completato dalle interviste ai testimoni. Ma poco prima della messa in onda, si pensa che abbia ricevuto una visita dei Men in Black. I Men in Black sono un'organizzazione non meglio identificata che si occupa di intimidire i testimoni di presunti avvistamenti UFO che hanno rilasciato qualche dichiarazione. Alla fine, il reportage su Kecksburg va in onda, ma in una versione pesantemente rimaneggiata rispetto a quella originale. Dopo la trasmissione, il giornalista rifiuterà di parlare ancora di Kecksburg. Non lo farà più. Qualche tempo dopo, rimane tragicamente ucciso in un incidente durante una vacanza in California. L'uomo alla guida del veicolo che l'ha investito non è mai stato trovato. Cos'è successo al giornalista? Può darsi che sia stato il bersaglio di un'operazione del governo americano? Ma il tentativo delle autorità statunitensi di mantenere la segretezza intorno all'incidente di Kecksburg fallisce. Nei decenni successivi i testimoni continuano a rompere il silenzio a proprio rischio e pericolo per svelare la verità sui fatti di quella fatidica notte. Dossier segreto. I testimoni di Kecksburg. 25 anni dopo, nel dicembre 1990, alcuni esponenti dell'esercito americano presenti la notte dello schianto si fanno avanti confermando di aver ricevuto l'ordine di usare la forza. Testimoni raccontano di aver visto sul luogo dell'incidente degli uomini in tute spaziali protettive con sopra il logo della NASA che trasportavano un oggetto a forma di campana. Altri ancora sostengono che i supervisori dell'operazione fossero degli uomini in completo nero. Quella notte, un abitante del posto, Bill Bulebosch, si trova piuttosto vicino al presunto meteorite. L'oggetto che vede è lungo 3,5 metri, misura almeno 2 metri di diametro e ha la forma di una ghianda. Non si distinguono porte, finestre o punti d'accesso di altro tipo. Il metallo non ha giunture. Forse la caratteristica più strana dell'oggetto caduto è la scrittura che ne ricopre l'esterno. Molti testimoni, tra cui lo stesso Bulebosch, raccontano che il rivestimento è coperto di disegni e simboli simili a geroglifici. I segni sull'oggetto ritrovato appartengono a una lingua aliena? Se è così, che cosa possono significare? I testimoni sostengono che l'oggetto sia stato portato alla base aerea Wright-Patterson, sede del progetto Blue Book, un'operazione del governo americano finalizzata a identificare e monitorare l'attività extraterrestre. È possibile che la squadra del progetto Blue Book abbia analizzato l'oggetto di Kecksburg sperando di svelarne i segreti. Tra poco, gli esperti sostengono che l'UFO di Kecksburg non sia la prima navicella a forma di campana di origine aliena. Alieni, nuove rivelazioni, i più sconvolgenti segreti dell'universo. 1965. Un oggetto infuocato cade sulla terra vicino alla piccola cittadina americana di Kecksburg, Pennsylvania. Le autorità lo definiscono un meteorite. I testimoni, però,
raccontano di un UFO a forma di campana che è stato sequestrato dall'esercito statunitense. Ma non è il primo oggetto volante a forma di campana nella storia moderna. 20 anni prima, il governo forse più crudele che il mondo abbia mai conosciuto aveva sviluppato una navicella simile e altrettanto segreta. Dossier segreto. Die Glocke, la campana. Il progetto tecnologico noto come Die Glocke, o la campana nazista, è stato attivo fino agli ultimi giorni della guerra. Hitler voleva realizzarlo. Si presume che Die Glocke sia un'invenzione di Hans Kammler, un ingegnere nazista di alto rango che supervisionava la costruzione della maggior parte delle armi segrete di Hitler. È tristemente noto per aver costruito i campi di concentramento e i bunker sotterranei per la produzione di armi. La sua risorsa più preziosa? Gli schiavi. Non sorprende che al culmine della sua carriera sia stato anche coinvolto nel progetto del razzo V2 che ha tolto la vita a migliaia di persone. Ma i campi di sterminio e il dominio del mondo non erano gli unici interessi che condivideva con Hitler. Alcuni esperti credono che Kammler lavorasse con materiali di origine extraterrestre. Si ipotizza addirittura che Die Glocke dovesse rendere possibili i viaggi nel tempo. Immaginate una macchina del tempo che possa far vincere una guerra prima ancora che sia scoppiata. Era quella la teoria dietro la campana nazista, Die Glocke. Se questa macchina era capace di ciò che sostengono i rapporti, allora fatico a credere che funzionasse con sostanze presenti sulla Terra a quel tempo. I nazisti stavano davvero lavorando a una macchina del tempo? E per realizzarla, il suo inventore si serviva di tecnologia aliena? Alla fine, Hitler viene sconfitto, ma il destino della sua arma rimane un mistero. Die Glocke sparisce dalle montagne della Germania nella primavera del 1945. Dopo la guerra, gli scienziati nazisti vengono condotti negli Stati Uniti per prendere parte all'operazione Paperclip e lavorare sui progetti spaziali e militari top secret. Tra di loro c'è Hans Kammler, il padre di Die Glocke. Le similitudini tra Die Glocke e l'oggetto di Kecksburg sono inquietanti. I progetti della campana nazista mostrano che era alta circa 4,5 metri e aveva una forma simile a una campana. Da qui il nome. L'oggetto di Kecksburg potrebbe essere un discendente della macchina del tempo nazista? Hans Kammler ha forse ceduto i progetti di Die Glocke al governo americano in cambio della propria libertà? Molti esperti credono che gli scienziati nazisti stessero tentando di creare una tecnologia che il genere umano non aveva mai visto prima. Il destino dell'oggetto di Kecksburg rimane ignoto, come la tecnologia nazista alla base di Die Glocke. Ma le circostanze dell'incidente degli anni 60 suggeriscono un'altra teoria plausibile. La guerra fredda era una massiccia barriera che separava il pubblico dalla verità. E per ovvi motivi. Era un periodo piuttosto pericoloso. Per mantenere la sicurezza e non far trapelare informazioni, la verità veniva nascosta. Russia e Stati Uniti non competono solo per la supremazia sulla Terra, ma gareggiano anche per la conquista della Luna. L'oggetto di Kecksburg è un veicolo spaziale sovietico? 9 dicembre 1965. La sonda spaziale russa Cosmos 96 viene lanciata nell'ambito di un programma incredibilmente ambizioso. La sua missione è esplorare e orbitare intorno a Venere. La missione Cosmos si conclude nella bassa atmosfera, quando la navicella perde il controllo e inizia una caduta libera verso la Terra. La Russia deve informare il governo americano per evitare che questo episodio sia visto come un attacco che potrebbe portare a una guerra nucleare. In quell'eventualità, può darsi che la segretezza intorno all'incidente di Kecksburg sia il risultato della volontà americana di recuperare la tecnologia spaziale sovietica. Inoltre, gli strani simboli che molti testimoni hanno visto sull'oggetto potrebbero appartenere all'alfabeto cirillico russo. È una teoria convincente che spiegherebbe molte cose se non fosse per un piccolo particolare. Cosmos 96 è atterrato 36 ore prima a nord del confine canadese. Fatto confermato sia dal Comando Spaziale degli Stati Uniti, sia dal Dipartimento di Detriti Orbitali della NASA. In cerca di risposte per l'incidente di Kecksburg, gli ufologi si rivolgono alla NASA. Ma le loro richieste di informazioni incontrano una dura resistenza. Infatti,
la NASA sostiene che non esiste alcun dossier sull'incidente. La verità dietro l'incidente di Kecksburg è rimasta un mistero per quasi 50 anni. Ma nel 2007 la NASA viene portata in tribunale nel tentativo di obbligare l'amministrazione a rendere pubblici i dossier sull'incidente. Ma durante l'interrogatorio, il portavoce della NASA, David Stites, rivela che tutti i rapporti su Kecksburg sono scomparsi. Alla luce di questi nuovi sviluppi, la NASA considera il caso chiuso. Cos'è successo davvero quella fatidica notte del 1965? Un testimone ha visto più di quanto avrebbe dovuto e gli è stato ordinato da un ufficiale di tenere la bocca chiusa. L'ha fatto per oltre 25 anni. Mentre effettuava una consegna alla base aerea Wright-Patterson, un fattorino ha visto un corpo steso su un tavolo da lavoro coperto da un lenzuolo bianco. Sembrava alto circa 1,5 metri per 35 kg di peso. Il testimone racconta che una mano usciva dal lenzuolo e aveva la pelle simile a una lucertola. L'insabbiamento dell'incidente di Kecksburg è una prova inquietante della presenza aliena sulla Terra? Il mondo ha il diritto di sapere. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo.